Angelo Lorenzetti, una sconfitta qui a Latina che non vi fa perdere il primo posto, dicevamo con Rossini, a questo punto la gara di domenica diventa fondamentale. Sì, diventa fondamentale per la classifica, ma diventa è più importante salire di livello. Noi sapevamo che queste quattro partite dovevamo salire, oggi l'abbiamo fatto non in maniera totale, è stata una partita che sapevamo sarebbe stata molto dura e così è stata, perché Latina gioca una bella pallavolo e ha sfiorato qua parecchie vittorie importanti. Per la legge dei grandi numeri prima o poi doveva arrivare la sconfitta a noi e la vittoria a loro. E, oltre a questo, diciamo, ovviamente ci sono delle cose che mi sono piaciute meno, delle cose che sono piaciute più. Sicuramente all'inizio non eravamo pronti a sopportare il carico della fase punto loro, siamo stati un po' troppo distratti nelle situazioni difficili nostre, nella gestione del colpo d'attacco. La cosa è parzialmente cambiata nel secondo set, dove direi che invece siamo stati superficiali sulla fase punto, dove, o meglio sul contrattacco della fase punto, perché abbiamo recuperato nella parte iniziale dei palloni che non abbiamo messi a terra, ma soprattutto abbiamo dato l'opportunità facile a loro di fare punto. Piano piano però questo lavoro qua del cambio palla era salito il nostro, e nel terzo set, insomma, tenendo il cambio palla e sfruttando quelle occasioni di cui che prima ne eravamo stati poco bravi, siamo riusciti a vincerlo. Ed è il rammarico grosso all'inizio del quarto set, dove 10-7 mi sembrava che il pallino fosse nelle mani nostre, e al di là di quando è arrivato, diciamo, la rottura del set con la battuta di Starovic, che quello sappiamo, insomma, che può capitare, prima del 10-7 c'erano stati già quattro regali nostri abbondanti, che penso che una squadra come Latina, insomma, sappia sfruttare abbondantemente, così ha fatto. Comunque mancano 3 giorni dal termine, il primo posto è sempre vostro, a questo punto il destino è sempre nelle vostre mani, questo credo che sia l'aspetto positivo di questa domenica, non positiva dal punto di vista del risultato. Sì, questa era una cosa che c'era già prima della partita, quindi è uno sforzo andare a prendere questa cosa qui positiva, c'è invece di prendere con serietà, ma non perché i miei ragazzi non siano seri, ma il fatto di risalire di livello, perché insomma sapevamo come era strutturato il nostro girone, il nostro calendario, che aveva i suoi pro e i suoi contro. I pro è che abbiamo fatto anche questo, fino adesso, una bella cavalcata, però il contro era che sicuramente dal punto di vista tecnico abbiamo avuto un lungo periodo dove non abbiamo avuto grandi opportunità di intensità agonistica. Adesso questo periodo qui è arrivato, dobbiamo affrontarlo con, ripeto, con consapevolezza di doverci stare, con umiltà, ma comunque con fiducia e serenità.